Allora, nell'estate del 2018 la fuoriuscita nel mondo reale di QAnon comincia a esercitarsi in modo violento. Nel senso che personaggi armati fino ai denti compiono dei blitz in nome di Q e QAnon. Alcuni anche molto gravi, se sono vere le accuse. Vabbè, a un certo punto, il 15 giugno un uomo armato di fucile con un furgone blindato blocca il ponte della diga Hoover in Nevada, blocca completamente il traffico mettendosi di traverso con un fucile automatico minacciando eccetera, poi c'è un confronto con la polizia a distanza. Questo qui chiede che venga pubblicato il rapporto dell'ufficio dell'ispettore generale sull'email di Hillary Clinton. In realtà quel rapporto è già stato pubblicato, è a più di 500 pagine, è stato pubblicato il giorno prima, dentro non c'è nulla di quello che QAnon diceva che ci sarebbe stato, perché QAnon aveva passato mesi a dire che quando sarebbe stato pubblicato questo rapporto sulle email di Hillary Clinton, dentro ci sarebbero state le prove che lei è una pedofila, una satanista, eccetera. Nel rapporto non c'è nulla di tutto questo. Allora loro dicono, quello lì non è il vero rapporto. Il vero rapporto è rimasto segreto, è in un cassetto e deve essere mostrato al pubblico americano. Questo qui blocca il traffico su un ponte strategico, un'arteria importantissima in Nevada, chiedendo che venga pubblicato il rapporto vero, che chiaramente non esiste, è una pura fantasticheria l'esistenza di questo rapporto. Tra l'altro, chi è che potrebbe impedirne la pubblicazione? Trump. E allora perché Trump non lo pubblica se dentro ci sono le prove che i suoi nemici sono dei pedofili? Chiaramente è una roba senza senso. Sto qua poi viene arrestato, però è la prima azione armata. Per fortuna si compie, cioè per fortuna va a finire bene, nessuno si fa male, però è la prima azione armata che viene compiuta da un seguace di QAnon. E poi ci sono questi qui, questi sono delle ronde armate guidate da questo personaggio, cioè Michael Lewis Arthur Mayer, in Arizona, praticamente vicinissimo al confine col Messico. Questo qui, assieme ad altri personaggi armati, comincia a pattugliare le campagne sostenendo che ci sono dei campi di prigionia di bambini, dove i bambini vengono tenuti prigionieri in attesa di essere abusati in rituali satanici orchestrati dai democratici, eccetera. Dice che da lì partono le spedizioni di bambini che poi vengono portati in pizzeria, al Pizzagate a Washington. Okay? E a un certo punto trovano un posto dove hanno dormito dei senza tetto e si convincono che lì, in realtà, fino a poco prima c'era uno di questi campi di pedofili, no? Campi dove venivano tenuti prigionieri i bambini. Chiamano la polizia chiaramente non trova assolutamente nulla, e questi qui si alterano perché dicono la polizia non fa nulla, allora anche la polizia è parte del complotto, eccetera, occupano quel terreno, poi a un certo punto vengono arrestati anche loro, e però la menano tantissimo, vanno avanti tantissimo dicendo che in quel punto lì che hanno trovato loro, e questi sono una milizia volontaria armata fino ai denti, quindi anche lì poteva andare a finire molto male. Per fortuna, anche in questo caso, nessun ferito. Invece è diverso questa cosa qua. Questo seguace di QAnon, Forrest Clark, è la persona che è stata arrestata nell'agosto scorso ed è accusata di aver appiccato il più grande incendio nella storia della California e degli Stati Uniti. Quello che è stato chiamato Holy Fire, il fuoco sacro, che ha divorato migliaia e migliaia di ettari di boschi. Okay? E lui praticamente aveva annunciato, pare, la sua intenzione di appiccare il fuoco, aveva annunciato questo posto brucerà, eccetera, lo hanno arrestato e poi hanno guardato i suoi profili social, eccetera, e hanno scoperto che era uno che faceva parte di queste comunità. Ma queste erano, se non mi ricordo male, queste erano le ville dei attori, no, quella è un altro ancora, questo è Orange County, è una zona, non è, quella era Santa Monica, sì. Malibu, quelli. Però mi ricordo le state qui, sì, beh, perché poi ci sono stati incendi dappertutto, anche adesso in questo momento, perché con la siccità ci sono incendi ovunque negli Stati Uniti, ma questo è il più grosso, Orange County è un posto già più normale, insomma, e quindi un seguace di QAnon viene arrestato, e se è vera l'accusa è quello finora che ha fatto la cosa più grave in assoluto. Poi qui però scusate che si è sballato il testo. Il 31 luglio succede una cosa importante proprio, no? Il 31 luglio, a un comizio di Trump in Florida, a Tampa, si presenta una marea di gente con magliette QAnon,
cartelli QAnon e praticamente rubano la scena a Trump. Allora, gli fanno ovazioni, lo applaudono e lui tutto contento. Tutto contento, non è che prende le distanze dicendo questa è gente che calunnia i miei avversari politici, sono pedofili. No, no, lui è contentissimo. Trump non prenderà mai le distanze da QAnon, in tutta questa storia. È talmente clamorosa questa apparizione, praticamente gran parte del pubblico a questo comizio di Trump è gente che crede a QAnon, che ne parlano tutti i giornali nazionali. Infatti c'è una fase che è chiamata pre-Tampa e post-Tampa, cioè dopo questo comizio a Tampa praticamente tutti si rendono conto dell'esistenza di QAnon. Infatti Q, chiunque sia quello che si firma Q in rete, scrive: benvenuti nel mainstream, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Dopodiché Trump comincia a giocare con QAnon in maniera assolutamente irresponsabile e velenosa, perché dopo qualche tweet in cui metteva dentro il numero 17, no, alludendo al fatto che il numero 17 è importante nella narrazione di QAnon, fa una cosa molto più esplicita: riceve alla Casa Bianca questo personaggio, Lionel LeBron, che è un teorico di QAnon, è uno che ha una trasmissione radiofonica dove parla ossessivamente di questa cosa di QAnon. Lui lo riceve ed è un segnale che dà proprio alla comunità di persone che credono a queste cose, dicendo: io sono con voi. È come se lui dicesse: è vero, io sto combattendo contro i satanisti pedofili. Quindi gravissima come mossa che fa. Chiaramente LeBron subito sui suoi canali social pubblica la foto dove lui è accanto a Trump, come dire, ci ha dato ragione. Ok, quindi questa è un'altra mossa che definisce QAnon. Le reazioni dei media. E qui arriviamo nel vivo della cosa. Perché, come dicevo ieri, il corso sarà anche come parlarne delle teorie del complotto. Perché i giornalisti spesso hanno un modo di riferire delle teorie del complotto che le fomenta. Loro credono di smontarle, in realtà le fomentano, perché non tengono conto di come funziona lo stile paranoico e di un sacco di altre cose. Quindi, chiaramente, fin da subito i media mainstream americani cominciano a dire: questa cosa di QAnon è senza senso, è una leggenda d'odio, sono calunnie, sono diffamazioni. Più di con questo, più la cosa di QAnon si gonfia. Ok? Perché già loro dicono: questi media sono i nostri nemici, QAnon soprattutto ce l'ha con la CNN, e dicono: se la CNN dice che queste sono tutte balle, vuol dire che sono vere, perché c'è chiaramente il fenomeno del rovesciamento, e si determina così un circolo vizioso. Di cui cominciano a scrivere alcuni esperti, no? Che provano ad avvisare che il modo in cui i media stanno parlando di QAnon non è quello corretto, no? E cominciano, ad esempio, sul Guardian e sul Washington Post, sono usciti alla fine dell'estate scorsa questi due articoli importanti che provavano ad avvisare, no? A mettere in guardia. QAnon e altri fenomeni correlati sono largamente ingranditi dai media. Negli ultimi anni, dopo tutto, abbiamo imparato molto su come le comunità di internet possono manipolare l'attenzione pubblica e i media per sembrare più grandi e potenti di quanto siano. Vale a dire, ogni titolo che esce è grasso che cola. Ok? Quindi allora va benissimo anche che la teoria del complotto venga denunciata con veemenza sui giornali e sulle TV del mainstream, perché più questo avviene, più vuol dire che noi siamo contro questi, no? Più vuol dire che c'è un rapporto amico-nemico. Poi, molte reazioni giornalistiche alle tattiche di manipolazione mediatica adottate dai troll sono rimaste uguali nel tempo. Quel che la copertura da parte dei giornalisti ha sempre fatto è incentivare proprio quei comportamenti che apparentemente condanna, nel mentre fa sì che le medesime tattiche vengano usate in futuro perché si sono dimostrate efficaci. Appunto, se quelli, i complottisti cercano attenzione, in buona sostanza, e quando tu gliela dai anche attaccandoli, ovviamente a loro va benissimo, e quindi anzi aumentano l'oltraggiosità delle loro affermazioni, di modo che i titoli successivi siano ancora più caricati, ok? Ancora più intensi come contrapposizione, di modo che loro possano fare quel giochino del rovesciamento. E qua c'è il problema del debunking, no? Il debunking non funziona. Allora, si chiama debunking un'azione di inchiesta e smontaggio di una bufala
di una falsa notizia, di una teoria del complotto, di una teoria pseudomedica. Oggi ci sono un sacco di persone che fanno debunking a tempo pieno, proprio come loro professione. Ci sono siti interamente dedicati al debunking e associazioni ed enti interamente dedicati al debunking. In Italia, ad esempio, c'è il CICAP, fondato da Piero Angela, appunto, che fa debunking a tutto campo sul paranormale, sulle teorie del complotto, sulle pseudoscienze, no? Ma perché, nonostante ci sia tutto sto debunking e ci sia la piena consapevolezza scientifica che queste teorie sono false, perché sempre più gente ci crede? Ok? Se, appunto, è facile fare debunking di una teoria terrapiattista e dire non sta in piedi scientificamente, eppure dopo che l'hai fatto, la gente che ci credeva continua a crederci e sempre più gente ci crede che la Terra è piatta. Oggi mi è arrivato un comunicato di un convegno di terrapiattisti che ci sarà a Palermo il 19 maggio con tutto il programma eccetera, in un albergo a 4 stelle, capito? Uno dice, ma com'è possibile che, nonostante sia stato dimostrato più volte inequivocabilmente che questi qua sparano delle cazzate, diciamo chiaramente, come mai in realtà questi non solo perseverano ma fanno proseliti? Ok, il debunking non funziona, non è che a un certo punto io svelerò la verità con il lume della ragione e automaticamente tutti diranno ah, mi sono sbagliato. Non funziona così. E questo per più motivi. Uno, chi fuori il palloncino alle feste fa la parte dell'antipatico, no? Il palloncino è lì che vola, arrivo io, tac, lo foro e chiaramente sono il guastafeste, no? Quindi l'atteggiamento non può essere quello. La critica che io faccio a Roberto Burioni, il virologo, quando si ingaggia questi duelli, queste tensioni con gli antivaccinisti, e che la sua modalità comunicativa è: non sai niente, sei un cretino, sei un asino, sei un somaro, io sono 30 anni che studio questa questione, cosa ne vuoi saperne più, ignorante, idiota, vergognati, roba così. Difficile convincere un interlocutore con questa modalità, francamente, non fai altro che irrigidire. Uno, fai la parte del, appunto, del guastafeste, e l'altro poi dell'arrogante che trasuda il disprezzo nei confronti dell'interlocutore, anziché convincerlo non fai che irrigidirlo nelle sue posizioni. Ma perché l'interlocutore ha quelle posizioni? Io qua ho provato a distillare, no? Leggo esattamente come l'ho messa qui, perché ho provato con molta fatica a distillare quali sono in realtà le pulsioni che la teoria del complotto intercetta, no? I teorici del complotto operano nello stesso campo dei medium, dei maghi e paragnosti, dei guru della pseudomedicina. Tutti loro lavorano con materiali come lo stupore, la fascinazione, i punti di vista inconsueti, il perturbante, cioè con cose interessanti, con cose che rendono la vita interessante, appunto la meraviglia, lo stupore, il mistero, ok? Sono cose suggestive, ok? Nel fare questo soddisfano dei bisogni umani, perché nelle nostre vite noi abbiamo bisogno di sorpresa, di meraviglia, di cose spiazzanti, di nuove angolature da cui guardare la realtà per sentirci diversi. C'è bisogno di sale nella vita, no? Altrimenti non sa di niente e diventa un'esistenza grama e grigia e noiosa e tutto quanto. Le nostre vite sono già abbastanza stressanti, senza bisogno appunto di togliere anche degli elementi che sono quelli che in realtà le colorano. E quindi i teorici del complotto forniscono questo, intercettano questo bisogno che è reale, danno delle risposte tossiche a delle esigenze che però sono di tutti noi, ok? Noi abbiamo bisogno di incanalare le nostre ansie, il nostro stress in qualcosa che appunto le riduca e che renda la nostra vita più interessante, ci faccia anche sentire meglio. Il fatto di sentirsi più intelligenti degli altri perché hai scoperto che c'è un complotto e tutti gli altri non se ne sono ancora resi conto è una forte molla, ti fa sentire meglio, proprio a livello neurofisiologico ti fa rilasciare delle sostanze che aumentano in quel momento il tuo benessere, fanno calare l'ansia. Nella vita c'è bisogno di questo, no? Quindi chi fa debunking non fa altro che dire sono tutte idiozie, forarti quel palloncino ma senza darti niente, perché pretendere che dove c'è dell'emozione tu la togli e la sostituisci con il puro raziocinio, con il puro ragionamento scientifico, non ti porta da nessuna parte, perché se lì c'era un'emozione vuol dire che c'era un motivo,
Okay? Quindi al limite dovresti lavorare su quel campo lì. Quindi, da un lato l'atteggiamento ex cattedra, come ho scritto qua, far scoppiare i palloncini complottisti in nome dell'establishment, di un'autorità, ok? Che può essere un'autorità politica, un'autorità giornalistica, un'autorità accademica, appunto, io sono 30 anni che studio virologia e poi arrivi tu, questo non funziona, ok? Autorità politica, vietare, ad esempio, vietare determinati messaggi, vietare determinate cose da parte del governo è sempre controproducente, introdurre la censura è sempre controproducente. Autorità giornalistica, la grande firma ha scritto che quella teoria lì è un'idiozia, ma io sono contro la grande firma e quindi più questa cosa viene fatta in nome di un'autorità e più in realtà rafforza il desiderio di narrazioni alternative, quali sono le teorie del complotto. E quindi bisogna andare a cercare le ragioni profonde e anche il nucleo di verità delle teorie del complotto, perché non esisterebbe nessuna teoria del complotto senza avere un nucleo di verità. E poi bisogna cercare di capire quell'esperienza di gioco e di meraviglia che la teoria del complotto consente di fare, ok? E che il debunking non va assolutamente a intaccare. Questi si divertono, ok? Alimentare le teorie del complotto, parteciparvi, aggiungere degli elementi, sentirsi più dentro i segreti della realtà è una cosa divertente. Se tu fai solo il guastafeste non vai a intaccare nulla, non basta dire la verità, ok? Dire la verità deve essere una parte di un approccio, appunto, come qui ho sintetizzato. I quei palloncini vanno sicuramente tirati giù, ok? Sono palloncini pericolosi, però bisogna trovare il modo di sgonfiarli senza farli scoppiare, come ad esempio fa un Burioni, no? Per dire, agire da guastafeste non permette nemmeno di capire perché le teorie del complotto esistono. Limitarsi a dire c'è una masnada di deficienti che crede a una cosa totalmente infondata, vi dimostro che è infondata, e pensare che questo basti è un'illusione pericolosa e infatti non funziona. Il debunking da solo non funziona. Andiamo a vedere invece questa questione dei nuclei di verità, no? Ogni narrazione complottista parte da un problema vero e lo perverte, lo devia e allontana dalla sua soluzione quel problema, perdendosi in un labirinto di problemi falsi complementari. Ad esempio, molte teorie del complotto, ieri l'ho anticipata questa cosa, in qualche modo esprimono l'ansia per il cambiamento climatico e per il fatto che contro questo cambiamento climatico non si stia facendo nulla, ok? Perché ogni giorno veniamo bombardati di messaggi su quanto è grave la situazione e però vediamo allo stesso tempo che nessuno fa nulla. Lì si crea una dissonanza cognitiva. Ma se, ad esempio, adesso sono settimane che si parla della grande siccità, ti mostrano il Po ridotto a un rigagnolo, tristissimo, ok? Ti dicono le riserve idriche al nord Italia stanno finendo, l'agricoltura non ha acqua per poter irrigare, quest'estate sarà una catastrofe. Tutti i giorni vediamo sui giornali, sui telegiornali, a Rai News 24, dappertutto, queste notizie qui. E allo stesso tempo vediamo che nessuna forza politica sta parlando di questo. Ci sono un sacco di campagne elettorali amministrative, Nord Italia, e però se vai a vedere di cosa parlano, nessuno parla di questa storia. Quindi si crea la dissonanza cognitiva. Com'è possibile che la situazione sia così grave e al tempo stesso nessuno stia facendo nulla? Questo crea un'ansia pazzesca che è terreno fertile per le teorie del complotto a sfondo climatico. Ok? Ogni volta che troviamo una narrazione di questo tipo dobbiamo andare a cercare le sue cause e il suo nucleo di verità. Ad esempio, no? Le scie chimiche, di cui ho cominciato a parlare, che si sono evolute poi nella teoria della guerra climatica, dicono che c'è un complotto mondiale per avvelenarci tutti. Da cosa partono? Partono dalle scie di condensazione degli aeroplani, che sono aumentate di numero e sono più visibili perché, come dicevo ieri, è aumentato il trasporto aereo. Grazie ai voli low cost ci sono
moltissimi voli in più a tutte le ore, e quindi siccome le rotte sono quelle è normale che le scie di condensazione si incrociano, visto che quel vapore rimane a lungo nell'atmosfera. Questo segnala un problema, perché l'aumento del trasporto aereo è anche un aumento di inquinamento, di emissione di CO2. Quindi è vero che c'è un problema, ma non è quello che dicono loro. È sempre questa la chiave. Il problema c'è, ma non è quello che dici tu. Le scie chimiche sono un sintomo di un problema, ma non del problema che dicono loro. E loro dicono che in realtà non è vapore, ma sono delle sostanze velenose e psicoattive che vengono irrorate intenzionalmente nell'atmosfera per controllarci tutti e lentamente avvelenarci. A quale scopo? Non è mai chiaro del tutto. Ci sono dei poteri occultissimi che controllano tutto il trasporto aereo mondiale, e che gli dici, ma scusate, se c'è questo progetto super segreto per avvelenarci tutti quanti, come mai queste scie le vediamo? Avrebbero trovato il modo di renderle invisibili, no? Dopodiché dici, ma questi che avvelenano l'atmosfera non vivono anche loro sul pianeta? Cioè, che senso ha che ci avvelenano? Le loro famiglie, i piloti che fanno queste cose qua, cioè, capito? E poi l'altra cosa, come dicevo ieri, alcuni dicono che bisogna andare in farmacia e prendere l'alga spirulina perché fa bene contro queste cose, ma cioè, questi controllano tutto il mondo e non mettono fuori legge la spirulina. Cioè, spendono questi miliardi di euro per fare questo gigantesco complotto e poi lasciano in commercio la spirulina. Su questo mi cadono, capito? I dati di spirulina faranno parte del complotto. Faranno parte del complotto anche loro, perché poi appunto il numero dei complottisti è illimitato. No? Quindi in realtà potrebbe darsi tutto questo serva per aumentare le vendite di alga spirulina. Però vedete che c'è una preoccupazione climatica qui in fondo, solo che viene pervertita, deviata, viene trasformata in qualcos'altro, l'attenzione viene spostata e soprattutto viene spostata in un modo che tu non possa far nulla, perché mentre se tu dici c'è un problema di surriscaldamento globale dovuto all'emissione eccessiva di anidride carbonica che causa l'effetto serra, per limitare drasticamente le emissioni di anidride carbonica bisogna cambiare il nostro modo di produzione, bisogna passare dalle risorse non rinnovabili alle risorse rinnovabili, bisogna usare sempre meno petrolio e rinunciare al carbone. Allora, queste sono delle cose che sono difficili da fare, ma possibili, se c'è un'azione collettiva, no, che preme, perché si va in direzione di un altro modello di sviluppo e di un altro modo di produzione, di una partecipazione più estesa e democratica alle scelte di politica energetica e tutte queste cose. Invece, se loro ti dicono che c'è un potere fortissimo, occultissimo, onnipresente, che ha in mano tutto e sta facendo questa cosa, automaticamente si sviluppa un senso di impotenza. Cosa posso io contro questi che sono talmente forti da controllare l'atmosfera? E da fare la guerra climatica, perché dicono poi che queste scie chimiche possono causare trombe d'aria, che possono essere dirette contro un nemico, possono causare sconvolgimenti enormi che possono essere diretti contro un nemico. Quindi loro dicono che tutti i disastri naturali che ci sono stati negli ultimi anni in realtà sono intenzionali, sono progettati. Loro dicono che c'è ad esempio una guerra climatica, ve lo dicevo ieri, contro l'Italia, ok? Se uno è così forte da poter controllare il clima, cosa posso fare io contro di lui? E quindi alla fine sono delle narrazioni autoconsolatorie, non posso far nulla, la mia unica soddisfazione è dire che mi sono accorto che questo complotto esiste. Soros, il papà, l'ebreo che controlla tutto, che controlla le migrazioni, che è in grado di abbattere da solo governi che gli stanno antipatici, che pianifica tutto quello che succede nel pianeta, che paga centinaia di migliaia di persone per fare i figuranti e inscenare cortei falsi, secondo chi crede appunto a queste teorie del complotto che hanno al centro George Soros, praticamente quasi ogni grande manifestazione che ti sta sulle scatole è pagata da lui, no? Anche tutte queste ultime sul clima, i Fridays for Future, dicono che sono tutti pagati da Soros, sono tutti attori, sono tutti figuranti. Guarda caso, di tutti i miliardari in transazioni che ci sono nel mondo, ne hanno scelto un ebreo. Che coincidenza, eh? Che strana questa cosa. Ora, c'è un fondo di verità, perché effettivamente John Soros è un miliardario in transazioni. Ha fatto delle speculazioni finanziarie che hanno fatto fallire interi paesi, ha creato problemi
ovunque, è sicuramente, ecco, sicuramente non è uno stinco di santo, però è un miliardario internazionale come ce ne sono tantissimi. Invece qua è stata costruita una narrazione in cui lui controlla tutto. La cosa che gli viene imputata sempre più stessa è di controllare l'immigrazione. C'è lui, praticamente, dal suo ufficio, controlla i flussi migratori. È quello che sta dietro la sostituzione etnica, il genocidio dei bianchi. Sono tutti pagati da lui per sostituirci e per fare sì che qua un giorno vivano solo africani. L'11 settembre è un altro, c'è un altro fondo di verità, no? La narrazione secondo cui in realtà l'11 settembre 2001 non fu un attentato di estremisti islamici, ma fu una demolizione controllata delle due torri, spacciata per attentato, fatta dal governo degli Stati Uniti, è una cosa che sfida ogni logica, cioè proprio è stata debunkata, è stata smentita in mille modi, è dimostrata irrazionale, eppure un sacco di gente continua a crederci. Perché nel fare debunking non è stato aggredito il nucleo di verità. Il nucleo di verità di questa narrazione è che in realtà spessissimo il governo americano ha mentito sulle proprie operazioni, sulla condotta dei propri nemici e delle volte è arrivato ad attaccarsi da solo. Questo è vero. Se tu queste cose non le dici, quando vai a debunkare questa narrazione passi per un servo del governo americano, per uno che è d'accordo con le guerre fatte dagli americani e tutto quanto. La guerra del Vietnam scoppiò quando nel Golfo del Tonchino un presunto siluro vietnamita colpì una nave americana. Quello fu il casus belli, il famoso incidente del Golfo del Tonchino, e lì partì la guerra in Vietnam. Il punto è che poi si è scoperto che era un falso. Era un falso, non era mai stato colpito quella nave, quell'incidente era un falso, orchestrato dal governo degli Stati Uniti per poter attaccare il Vietnam, ok? Quindi c'è un fondo di verità, solo che questo è impossibile, questo parte da un pregiudizio nato da dei precedenti storici. Dopo, del resto, nel 2003 lo hanno dimostrato gli americani, che il governo americano che è in grado di mentire spudoratamente, perché l'Iraq è stato invaso sulla base di un dossier falso che diceva che Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa, che poi si è scoperto che il dossier era completamente falso, quelle prove non c'erano mai state, sì, e quelle armi Saddam non aveva. Sono rimasti là lo stesso. Sono rimasti là lo stesso, milioni di morti, l'ISIS, perché poi nasce dalle macerie della guerra in Iraq, cioè fa una guerra catastrofica che poi fa nascere l'ISIS, e tutto quanto, tutto sulla base di un dossier falso. Quindi, attenzione, quando si dice che non ha senso questa narrazione che le torri gemelle se ne sono buttate giù gli americani da solo, bisogna sempre dire non perché moralmente non lo farebbero, ma perché è fattivamente impossibile, perché comunque che loro mentano, che il governo americano, la CIA e tutti quanti mentano, cioè è una premessa reale, non puoi negarlo, capito? Invece di solito chi smonta questa narrazione sulle torri gemelle passa per uno che dice no, ma il governo americano non mentirebbe mai su una cosa del genere. Attenzione, qui il problema non è di moralità, perché il governo degli Stati Uniti è potenzialmente capace di tantissime cose aberranti, come molti governi, non è questione di essere anti-americani, è proprio questione di capire come funziona il potere, però questa cosa non è possibile, proprio non è possibile, non si poteva organizzare questa cosa in nessun modo e tutte le prove che sono state portate sono state smontate. Torniamo al pendolo di Foucault, no, perché il pendolo di Foucault, appunto, di cui ho parlato all'inizio, alcuni non erano ancora arrivati, comunque io ho registrato tutto e poi metterò online la lezione per ricostruire, il pendolo di Foucault ci mostra una cosa, che non si può fare la parodia di una teoria del complotto. Un altro approccio sbagliato, oltre a quello del debunking, è quello della presa per i fondelli. Prendere in giro i complottisti non serve assolutamente a nulla. E questo è un altro errore che fanno molti, molti debunker. Se uno scarica il podcast del CICAP, Radio CICAP, loro continuamente prendono in giro i complottisti.
e fanno delle parodie di teorie del complotto e loro pensano che in questo modo li smontano. In realtà no, assolutamente. A quelli là di essere presi in giro non frega nulla, e addirittura delle volte una presa in giro viene presa alla lettera e diventa parte della teoria del complotto. Allora, l'invenzione di teoria del complotto a scopo satirico ha una tradizione abbastanza lunga. Addirittura esiste una teoria del complotto finta, parodica, che si chiama discordianismo, che è stata inventata a fini appunto di presa per i fondelli negli anni 60 da questi due, Greg Hill e Kerry Wendell Thornley, e loro prendevano in giro le cospirazioni che circolavano all'epoca. Negli anni 70 è uscita una trilogia di romanzi, la trilogia degli Illuminati, The Illuminatus Trilogy, scritta da questi due autori di fantascienza, Robert Anton Wilson e Robert C., dove appunto si prendevano in giro le teorie del complotto. Il punto è che alcune parti di questi romanzi, nati come presi in giro, sono state prese alla lettera, e alcune cose che sono presenti in questo romanzo sono diventate parte di teorie del complotto vere, cioè non vere per il loro contenuto, vere nel senso di realmente in circolazione. Quindi la satira non funziona contro il complottismo, perché funziona solo tra chi già la pensa come te. Se io mi rivolgo a una platea che è già convinta che le teorie del complotto sono assurde, allora io faccio satira e loro sono d'accordo. Però non cambia nulla, sto predicando ai convertiti, sto parlando solo a quelli che la pensano già come la penso io, mentre non riesce ad arrivare in nessun modo a chi crede a quelle teorie del complotto o è particolarmente esposto e vulnerabile e potrebbe crederci. Quindi anche questa è una strada sbagliata, e lo dimostra proprio Eco nel pendolo di Foucault, perché Belbo, Diotallevi e Casobon partono da una presa in giro, partono da una parodia. Facciamo anche noi una teoria del complotto assurda, farlocca, senza senso, per così far vedere quanto è facile costruirne una così. Ecco, e però non funziona, perché viene, qualcuno le prende sul serio. Non esiste un'esagerazione. Lo dice qui, no? A un certo punto, perfino chi le fa queste parodie finisce per crederci alla propria ironia. Quando ci scambiavamo le risultanze del nostro fantasticare, ci sembrava giustamente di procedere per associazioni indebite, cortocircuiti straordinari. Qui parla Casobon, che è l'io narrante del romanzo, il narratore, a cui ci saremmo vergognati di prestare fede se ce l'avessero imputato, e che ci confortava l'intesa, ormai tacita, come impone l'etichetta dell'ironia, che stavamo parodiando la logica degli altri. Ma il nostro cervello si abituava a collegare ogni cosa a qualsiasi altra cosa, e per farlo automaticamente doveva assumere delle abitudini. Credo non ci sia più differenza a un certo punto, e questa è la frase cardinale, tra abituarsi a fingere di credere e abituarsi a credere. Cioè, a forza di fare dell'ironia su queste cose, si finisce per avere la stessa mentalità delle persone che stai prendendo in giro. Ok? Quindi questo è un altro viatico pericoloso, e QAnon potrebbe essere nato così, e ci arriviamo. C'è una cosa ancora più sottile da dire, che una teoria del complotto è già una parodia. Una teoria del complotto è una parodia non intenzionale, nel senso che ti dà una spiegazione caricaturale, senza volerlo, di come funziona il capitalismo, di come funziona l'economia, di come funziona la politica, di come funziona il sistema. Il sistema funziona in una maniera molto più complessa di quanto dicono i complottisti. Secondo i complottisti c'è una piccola cerchia di malvagi che controlla tutto. Chiaramente è una cosa di un semplicismo assurdo. Il sistema ha delle logiche incredibilmente più complicate e ampie, no? Però questo modo di descriverla, che appunto caricaturale e ridotto una parodia, permette di dare delle risposte semplici ai problemi complessi. C'è la pestilenza, come dicevo ieri, c'è la peste nera, muoiono caterve di persone e io non so quali sono le cause della peste. Le cause della peste, la sua modalità di diffusione, eccetera, eccetera, sono complicate da capire, e quindi ci sono gli untori. Viene data immediatamente la risposta semplicistica, che è una parodia, anche se non è intenzionale. Pensare che ci siano degli untori che vanno in giro a spargere degli unguenti che poi fanno ammalare la gente di peste per qualche loro motivo recondito e maligno, eccetera eccetera, è una parodia della realtà. Quindi la parodia di una teoria del complotto è la parodia di una parodia,
C'è quindi una narrazione sommamente superflua, ridondante, inutile. Infatti il pendolo di Foucault non fa una semplice parodia del complottismo, ma mette in guardia sul fatto che fare la parodia non serve a nulla. C'è stato un equivoco su questo romanzo, no? È stato spesso presentato come una parodia del complottismo, ma in realtà non lo è. Ti fa vedere come fare la parodia del complottismo ti possa far perdere nello stesso labirinto in cui si sono persi i complottisti. Quindi è una messa in guardia, non è una parodia. Anche se è un romanzo scherzoso che fa anche ridere, che fa ridere molto, il pendolo di Foucault, anche se prende in giro i complottisti in un certo senso, però in realtà mette in guardia da questa stessa presa in giro. Dice attenzione, perché lungo quel viatico si finisce per impazzire. Ecco qua, bisogna andare oltre il debunking. Noi con questa cosa di cui non ci abbiamo provato e qualche risultato di breve termine l'abbiamo ottenuto. Per andare oltre il debunking bisogna, come dicevo prima, capire che le teorie del complotto soddisfano un bisogno di meraviglia, di stupore, ok, di emozione e anche di comunità, perché le persone si ritrovano insieme per parlare di queste teorie del complotto. Quindi è una risposta sbagliata a bisogni reali. Quindi bisogna andare a chiedere consigli a chi si occupa di stupore e di meraviglia. E quindi è per questo che noi Wuming lavoriamo con gli illusionisti. Ok? Il CICAP e altre organizzazioni di scettici e di debunker a livello mondiale spesso si sono avvalsi delle consulenze di prestigiatori, di maghi, di illusionisti. Perché? Perché quando tu vuoi smascherare un medium, un paragnosta, un sensitivo, un guaritore, uno che legge nella mente, queste cose qua, tu in realtà stai cercando di dimostrare che quello lì è un illusionista che però si spaccia per qualcos'altro. Quelli che fanno le sedute spiritiche sono prestigiatori, nel senso usano dei trucchi che qualunque prestigiatore conosce, solo che non dichiarandosi prestigiatore fa credere che quello che sta succedendo stia succedendo davvero. E così per tutti i paragnosti, i sensitivi, quelli che leggono nella mente, quelli che fanno le predizioni, sono tutti illusionisti. Gli illusionisti, questi qui li detestano perché fanno concorrenza sleale. Ok, dice, questi sono dei colleghi che però si spacciano per qualcos'altro, quindi spesso sono stati utilizzati. In rete si trova il video di Silvan che dimostra che i famosi guaritori filippini sono dei ciarlatani. Questa è una cosa che esiste ancora, ma andava molto di moda quando ero piccolo. C'era della gente che per curarsi il tumore andava nelle Filippine, dove c'erano questi guaritori che riuscivano a operarti con le mani senza curarti. Senza curarti. Praticamente loro aprivano solo tocco delle dita, aprivano il corpo del paziente e ne tiravano fuori gli organi con le metastasi e li buttavano via e poi chiudevano tutto questo senza strumenti chirurgici, senza anestesia, nulla, e praticamente il paziente guariva. Erano dei truffatori, dei ciarlatani. Il paziente tornava a casa convinto di essere guarito e poi moriva, perché loro in realtà avevano nascosto nella mano delle frattaglie di pollo e quindi si insanguinava tutto, sembrava che loro aprissero la pancia della gente, però in realtà non estraevano pezzi di corpo, avevano in mano questi parti di pollo che poi buttavano via. Silvan alla TV, alla Rai, una sera ha rifatto questo numero e ha fatto vedere chiunque, se impara il trucco, lo può fare. Ok? Quindi in realtà i prestigiatori sono sempre stati usati per fare debunking, però quello che sosteniamo noi, Wuming, è che in realtà andrebbero usati anche per fare altro, cioè per trovare un modo di fare debunking che mantenga il senso di meraviglia, che non sembri quello di uno che fuori il palloncino, perché effettivamente vedere lui che fa questo spettacolo non è il solito che fuori il palloncino, ma uno rimane comunque estasiato, colpito, intrattenuto, perché cioè, è uno spettacolo anche vedere lui che smonta i ciarlatani. Quindi c'è un modo di fare debunking che sia più affascinante di quello che stai smontando. Deve esserci un modo di smontare le teorie del complotto che sia più affascinante delle teorie del complotto stesse, no?
Quindi noi ad esempio lavoriamo con Mariano Tomatis. Mariano Tomatis è un illusionista, uno storico dell'illusionismo che ha coniato questo slogan magia al popolo, che è, ci stiamo chiedendo proprio da tempo, facciamo dei laboratori, cose così, come possiamo mantenere anche facendo dei manche in uno stesso senso di meraviglia, di differenza, di alterità che i paragnosti e i teorici del complotto sputano ogni giorno. C'è un modo di sgonfiare il palloncino che sia affascinante, che sia più bello vederti sgonfiare il palloncino piuttosto che vedere il palloncino che vola? E Silvan in quel caso là lo ha fatto, no? E noi abbiamo provato a fare questo. Questi sono un po' di titoli che sono usciti qualche mese fa su vari media americani e non solo, perché poi mi sono usciti articoli in Germania, in Francia, eccetera, quando noi siamo intervenuti su QAnon. Siamo intervenuti dicendo è molto probabile che questa teoria del complotto sia nata come beffa da parte di qualcuno che ha letto il nostro romanzo Q e ha avviato quella catena di comunicazioni per dimostrare quanto sono creduloni i sostenitori di Trump. E così abbiamo fatto notizia, sono usciti un sacco di articoli stupefatti dicendo tipo sembra estremamente probabile che QAnon sia, allora hanno scritto qui, una beffa di sinistra contro i sostenitori di Trump. Loro l'hanno messa così, noi era un po' più complessa la cosa, però per dire, no, un romanzo italiano è al centro di una metateoria del complotto su QAnon. Ecco le prove che QAnon è una elaborata beffa contro i boomers, cioè appunto gli ultra 45 anni, che amano Trump, creduloni, no? Being played on gullible, gullible vuol dire creduloni, che crede a tutto. Trump loving boomers. E la domanda: la teoria del complotto di QAnon è opera di artisti, attivisti burloni? Le prove pro e contro una pericolosa ipotesi. E anche qui sotto, QAnon è leftist hoax, cioè una beffa di sinistra, no? Allora poi l'ha messa sempre in questi termini qua. E quindi sono usciti articoli su Luther Blissett, sul nostro lavoro contro la leggenda urbana dell'abuso del rituale satanico, contro cioè sul nostro romanzo, e quindi a un certo punto l'attenzione per un po' di tempo si è spostata da QAnon a noi e alle nostre beffe, che erano in quel momento più affascinanti della teoria del complotto stesso. Era più divertente raccontare delle nostre beffe ed era più divertente raccontare dell'ipotesi che in realtà questi sostenitori di Trump siano stati fomentati per essere presi in giro. Però noi abbiamo sempre avvisato, attenzione, che se QAnon è partito come parodia di una teoria del complotto e poi però ha preso vita propria ed è diventato una cosa pericolosissima con gente che gira armata e fa attentati e cose così, è l'ennesima prova, è la più drammatica prova che la parodia non funziona. La parodia di una teoria del complotto è pericolosa, non bisogna tentare quella strada. Noi abbiamo fatto vedere le coincidenze, i parallelismi tra la teoria del complotto e quello che succede nel nostro romanzo e le nostre beffe degli anni 90, e questa ipotesi che abbiamo fatto è stato un modo di fare debunking che non ha forato il palloncino. Noi non abbiamo fatto la parte del guastafeste, abbiamo aggiunto un elemento alla festa, no? La gente è interessante questa cosa, no? E quindi abbiamo sperimentato un modo. Quando è venuta fuori questa idea, la cosa interessante è che abbiamo ottenuto degli effetti. Chiaramente non si può far finire una teoria del complotto, però la si può indebolire localmente, la si può mettere in difficoltà per un momento, si può far capire a qualcuno. E quindi a un certo punto tutti, da allora a oggi, tutti hanno usato la parola prank negli articoli su QAnon, cioè la parola beffa, okay, burla, scherzo. La parola prank è apparsa in centinaia di articoli su QAnon e ogni volta che si parla di QAnon dice che secondo alcuni è partita come una beffa, ok? Dopodiché diversi forum trumpisti hanno proibito di parlare di QAnon nelle discussioni sui loro forum, appunto. E è stata usata l'espressione, c'è un forum su Reddit che si chiama The Donald, dove si incontrano sostenitori di Trump,
A un certo punto l'amministratore di quel forum ha scritto: questa storia di QAnon ci sta facendo sembrare a bunch of idiots, un branco di idioti, e quindi d'ora in poi ho messo un filtro che chiunque scriva QAnon il suo messaggio viene cancellato. Questi dei sostenitori di Trump, no? Anche appunto giornali vicini al Partito Repubblicano, eccetera, hanno cominciato a dire: ci stiamo facendo ridere dietro, questa cosa di QAnon ci ridicolizza. Solo che sono un po' in difficoltà questi qua, perché lo stesso Trump riceve dei teorici di QAnon alla Casa Bianca, e quindi insomma, chiaramente, dicevo prima, non si può far finire una teoria del complotto. Le teorie del complotto non muoiono mai, vanno avanti per secoli, come dicevo prima, e quindi anche in realtà QAnon non è finita, e ci sono stati nuovi sviluppi. Ci sono stati nuovi sviluppi nel 2018-19 che io vado a percorrere velocemente. C'è il problema di YouTube, no? Il 20 settembre scorso questo tizio, William Douglas, è stato arrestato perché aveva minacciato di morte l'amministratrice delegata di YouTube, dicendo che l'algoritmo penalizzava i suoi video, e i suoi video erano tutta roba su Pizzagate e QAnon. Aveva un sacco di visite, però diceva che avrebbe potuto averne di più, e YouTube complottava i suoi danni, perché ormai quando pensi ai complotti c'è un complotto dietro ogni angolo. Questo qua è stato arrestato perché aveva minacciato di morte. C'è un problema con YouTube, ma è il contrario, vale a dire che è stato accusato, e lo ha anche ammesso YouTube, è stato accusato di fomentare le teorie del complotto, perché l'algoritmo di YouTube ti suggerisce continuamente video complottisti. Continuamente, se guardi la colonna di suggerimenti sulla destra, qualunque cosa tu cerchi, dopo un po' ti propone cose sui terrapiattisti, su così, è pieno di video di complottisti che vengono suggeriti dall'algoritmo. Perché? Perché l'algoritmo si basa sull'apprendimento. L'algoritmo è modificato dalle scelte degli utenti, e quindi siccome i video complottisti tirano e vengono visti da centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, l'algoritmo li promuove a contenuti importanti, e quindi li suggerisce continuamente anche a persone a cui all'inizio non frega nulla. Se io sto cercando una canzone di un qualunque gruppo, cerco una canzone di un qualunque gruppo, a un certo punto, dopo due o tre passaggi, nella colonna destra mi viene suggerito un video complottista, perché l'algoritmo li premia in quanto hanno tantissime visualizzazioni. YouTube ha ammesso questo problema. A gennaio YouTube ha ammesso di avere questo problema. Ha fatto una parziale ammissione di responsabilità e ha detto: miglioreremo l'algoritmo in modo che non premi più i contenuti complottisti. Il problema è che da gennaio a oggi non è cambiato nulla. Se uno continua a navigare, continuano a suggerirgli video complottisti a valanga. E infatti sono usciti svariati studi che dicono che YouTube sta contribuendo a radicalizzare un sacco di gente, radicalizzarli nel senso di trasformarli in estremisti complottisti, perché ti propone continuamente senza... Se tu cerchi dei video dove i complotti vengono smontati, fai una fatica enorme a trovarli perché l'algoritmo non li premia. Invece se cerchi dei video dove le teorie del complotto vengono date per bene, ne trovi centinaia di migliaia. Quindi c'è un problema con YouTube, ma è il contrario di quello che pensava questo tizio qua. Questo tizio diceva che anzi l'algoritmo di YouTube penalizza i contenuti complottisti. Chiaramente è esattamente il contrario. Dopodiché YouTube qualcosa ha fatto, perché ha bannato il più pericoloso, probabilmente il più influente teorico del complotto, Alex Jones. Lo ha bannato, gli ha chiuso il canale, e la stessa cosa ha fatto Twitter, la stessa cosa ha fatto Instagram. Cioè questo qui a un certo punto è stato anche inquisito perché aveva sparso delle calunnie che avevano poi portato della gente a suicidarsi, attenzione, e perché anche quello lì è un esito, quando viene preso di mira poi la gente si ammazza. E qui Alex Jones ha diversi suicidi sulla coscienza, quindi è stato inquisito, e a un certo punto YouTube ha detto: è talmente impresentabile che gli chiudo il canale. Il problema è che su YouTube di Alex Jones ce ne sono centinaia, capito? Lui è solo il più famoso, è quello che ha fatto i danni più riscontrabili e più evidenti, ma ce ne sono tanti altri, ok? Quindi molti spesso parlano di Facebook, dicono: le teorie del complotto, Facebook. In realtà non è Facebook il social network delle teorie del complotto, è YouTube. YouTube è quello che sta avendo gli effetti peggiori da quel punto di vista, anche perché è quello più usato dai giovani, tra l'altro, e il social network assieme a Instagram è quello più usato dalle persone più giovani. Poi è successo che il clima negli Stati Uniti si è avvelenato ulteriormente, e sono stati intercettati dei pacchi bomba che erano tutti, dovevano essere tutti recapitati a personaggi che QAnon ha indicato come trafficanti di bambini. È stato intercettato un pacco bomba che sarebbe esploso in mano agli Obama, uno che sarebbe esploso,
che poi non è che le aprono loro, cioè anche cosa, non è che Obama apre lui la sua posta, c'ha dei dipendenti, c'ha degli assistenti che la aprono loro, quindi anche avresti fatto male a un Carmea, a un poveretto, no? Cioè, quindi anche già questa cosa, no? Ma, e poi anche a De Niro, perché De Niro ha più volte attaccato Trump. De Niro è proprietario di una catena di ristoranti, ha detto: da me è persona non gradita, se si presenta il Presidente degli Stati Uniti non lo faccio neanche entrare, i miei ristoranti, anzi gli do anche un cazzotto in faccia, ha fatto delle dichiarazioni così, e quindi gli hanno indirizzato un pacco bomba. Quando hanno arrestato questo tizio che si chiama Cesar Altieri Sayoc, un culturista, un bodybuilder di 56 anni, che hanno scoperto che era lui ad aver confezionato quei pacchi bomba, quelli di QAnon hanno subito detto che era tutto un complotto, che in realtà lui era un attore, era un figurante, questa cosa dei pacchi bomba, i pacchi bomba Obama se li era spediti da solo, e che era tutta una cosa per criminalizzare Trump e i suoi sostenitori, e quindi hanno gridato, loro lo chiamano così, false flag. False flag vuol dire falsa bandiera, è un'espressione che nasce nella prima guerra mondiale, quando c'erano appunto delle navi che issavano una bandiera diversa da quella della loro nazione per poter colpire di sorpresa, no? E quindi da allora chi fa un'azione spacciandosi per il nemico, viene definita azione false flag, falsa bandiera. Secondo loro era un false flag questa cosa dei pacchi bomba, ok? Dopodiché è successa una roba molto più grave di questa. La strage alla sinagoga di Pittsburgh è stata nell'ottobre scorso. Un tizio è entrato in sinagoga a Pittsburgh durante il rito e ha fatto fuoco con un'arma automatica e ha ammassato tutte queste persone e ne ha ferite tante altre. Questo si chiamava Richard Bowers, un altro sostenitore del genocidio bianco, della sostituzione etnica, dicendo gli ebrei vogliono sostituirci coi negri, sono queste le cose che dicono, ecco. QAnon ha cominciato subito a dire che anche questo era un false flag, addirittura che la strage non era mai avvenuta e quella gente lì non era morta, okay, addirittura non esisteva questa gente. Quindi il QAnon hanno cominciato a sostenere questa cosa, non è la prima volta che lo fanno, eh. Prima dicevo che Alex Jones ha fatto suicidare della gente. Alex Jones ha fatto suicidare della gente in questo modo: a un certo punto in una cittadina che si chiama Sandy Hook c'è stata una strage a scuola, di quelle che succedono spesso, no? Appunto una sparatoria all'impazzata con un sacco di morti. Secondo Alex Jones non era mai avvenuta quella sparatoria e quelle persone non erano, quei ragazzi, quegli studenti non erano mai morti, ma era tutta un'operazione di guerra psicologica all'interno di una teoria del complotto, eccetera eccetera, perché chiaramente dopo Sandy Hook era partito il dibattito sul mettere al bando le armi da fuoco, cioè controllare, perché l'hanno questo problema che chiunque può comprare un'arma da fuoco ovunque, no? E quindi era ripartito il dibattito sul gun control. Lui ha detto: questo è sempre il solito complotto per privare i cittadini bianchi americani delle loro armi, e quindi ha cominciato a sostenere che questa strage non era mai avvenuta. È andato avanti anni a dire che questi ragazzi non erano morti, finché non hanno cominciato a suicidarsi i genitori. E quindi, scusi, perché nasce questo fenomeno delle false bandiere, in realtà, per cercare di... Perché loro, chiaramente, qualunque cosa succeda che va contro di loro, devono dire che è falsa. Perché chiaramente queste sono tutte azioni fatte da estremisti di destra, e quindi QAnon, che è composto da estremisti di destra, deve dire: non sono vere, non sono vere. Queste sono tutte operazioni fatte dal nemico per metterci in cattiva luce. I genitori dei ragazzi di Sandy Hook hanno cominciato a suicidarsi, perché già è morto il figlio, ammazzato senza un perché. In più c'è questo qui che tutti i giorni dice che tu sei un millantatore, che tuo figlio non è morto, addirittura che non è mai esistito, e quindi ha dei suicidi sulla coscienza. E quindi il clima si è invelenito e QAnon hanno cominciato a dire che in realtà erano tutti false flags. Poi è successo che questo tizio, un aspirante attore di nome Ryan Rimas Jasersky, di 22 anni, vuol dire abbastanza inquietante il personaggio, non voglio essere lombrosiano, ma cioè abbastanza inquietante, ha cercato di appiccare un incendio alla solita pizzeria, al Comet Ping Pong, no? Che era un po' che non succedeva niente e stavano quasi tirando un sospiro di sollievo. È arrivato questo qui che ha dato fuoco a una tenda
rischiando appunto di appiccare un mega incendio, e poi è scappato, l'hanno arrestato dopo, e ha lasciato un pannolino e un vasetto di omogenizzati, come dire, qui voi torturate i bambini, era un messaggio. Quindi sta povera pizzeria non ha un momento di pace per colpa di questi che hanno messo in giro la voce che nei suoi sotterranei si violentano i bambini durante messe sataniche. E quindi qua continuano gli episodi violenti. Poi è successa quest'altra cosa, no? Che sulle classifiche di Amazon in America sono state scalate da un libro di QAnon che raccoglie un po' di comunicazioni, di cose scritte dai fornai, eccetera. Un libro senza autore, firmato con questa sigla WWG1WGA, che è in realtà la sigla di Where We Go On, Where We Go One, We Go All, cioè dove va uno di noi andiamo tutti, che è uno slogan di QAnon. E tutti si sono sorpresi perché questo libro sta vendendo milioni di copie, un libro autoprodotto che è arrivato nei top 30 di Amazon americani. Però se uno conosce la storia delle teorie del complotto non c'è nulla di sorprendente, perché tutte le teorie del complotto hanno prodotto best seller. Se uno pensa ai manoscritti dei savi, ai protocolli dei savi anziani di Sion, i protocolli dei savi anziani di Sion sono 120 anni che vendono, ok? Sono stati tradotti in tutte le lingue del mondo, sono in commercio in un sacco di paesi, nonostante sia conclamato che è un documento falso, continuano a vendere da 120 anni. Quindi chi conosce la storia del complottismo e sa che i libri appunto che stanno al centro di teorie del complotto vendono come cornetti caldi, cioè non si sorprende di vedere un libro che di QAnon diventare un mega best seller. Oggi chiaramente lo fa in altri modi, lo fa in forma di ebook venduto su Amazon, però alla fine il principio è lo stesso. Il titolo è The Great Awakening, giusto? Cosa? An Invitation to the Great Awakening, un invito al grande risveglio. Poi l'altra cosa per cui non ha sorpreso è che è da un anno e mezzo che c'è un merchandising in rete a tema QAnon che fa girare milioni di dollari, perché si possono comprare magliette, tazze da tè, adesivi, cappelli, bandiere, striscioni di QAnon. C'è gente che sta facendo un sacco di soldi con questa cosa di QAnon, vendendo merci di QAnon appunto a un esercito di creduloni e di ossessionati. Quindi, oltre a YouTube, una grossa responsabilità ce l'ha Amazon, no? Perché tu permetti che questa cosa venga premiata dagli algoritmi. Se uno cerca del materiale come lo cerco io a scopo scientifico, ti vengono suggerite queste cose dall'algoritmo di Amazon. Quindi c'è un problema di algoritmi grosso. La nostra società ormai è governata da algoritmi. Poi succede un'altra cosa, no? Che l'inchiesta Mueller finisce e stabilisce che Trump non ha cospirato con i russi. Ok? Trump non ha cospirato con i russi. Ha fatto un sacco di altre cose. Ok, è colpevole di tante altre cose, ha tante responsabilità, ma non ci sono prove che abbia cospirato con i russi per vincere le elezioni. Però succede anche un'altra cosa, no? Era un anno e mezzo che QAnon diceva che il rapporto finale dell'inchiesta Mueller avrebbe contenuto le prove che Clinton, Obama, eccetera, sono satanisti e pedofili e trafficano in bambini, eccetera, e quindi non appena finita l'inchiesta sarebbero stati tutti arrestati e mandati a Guantanamo. L'inchiesta è finita 10 giorni fa, nel rapporto non c'è scritto nulla del genere, ovviamente loro non sono stati arrestati, non è successo niente, uno pensa, quindi fine, no? Quindi no? Né su Putin né su in realtà il Pizzagate, cioè, no, sì, lo dicono che ci sono state interferenze di hacker russi nelle elezioni, ma Trump non era colluso, okay. Dicono, e poi basta, e poi non dice altro, e chiaramente non siamo dice nulla. Siamo andati un po' lunghi. Sì, io ho lezione. Ok, 5 minuti, veramente, scusa, è l'ultimo riguardo. Però non dice nulla di tutto quello che diceva QAnon. I pedofili e i satanisti non c'entrano assolutamente niente, no? E uno pensa, e quindi finisce, no? Cioè, hai avuto la smentita? No, perché loro dicono che non è il vero rapporto Mueller, ce n'è un altro, e quindi questa roba non finisce mai. L'inchiesta da cui era partito tutto finisce, ma QAnon prosegue, perché non esistono smentite. Cos'è una base di Booker King? No, questa è una pubblicità, cioè vabbè, pubblicità è un suggerimento. Pensavo l'algoritmo, esatto, questo è l'articolo più letto in quel momento in cui ho fatto lo screenshot,
non c'entra niente, ecco. Però forse c'entra, forse c'entra. E quindi QAnon continua, perché del resto questo è uno studio importante fatto negli anni 50, quando la profezia non si è bella, nel senso, questi sociologi hanno studiato una cosa, ci sono un sacco di sette che ti dicono il 12 gennaio del 2019 ci sarà la fine del mondo, poi non succede e pensi, quindi basta, hai avuto la smentita, no, cambiano data, si va avanti indefinitamente, non c'è mai una fine. Le teorie del complotto sono come queste sette qua che predicano la fine del mondo. Quindi il panico morale sull'abuso rituale satanico da cui siamo partiti, no, si è affievolito a un certo punto, perché è partito negli anni 70-80, poi è sembrato entrare in quiescenza, però poi è riemerso a distanza di anni con il Pizzagate. Poi il Pizzagate è stato integrato in QAnon, ok? E QAnon si trasformerà, diventerà parte di qualcos'altro, cioè come QAnon in quanto tale magari perderà rilievo, ma i suoi elementi chiavi continueranno a ricombinarsi, e poi riemergeranno in una nuova sintesi. La prossima volta che viene fuori, noi ci auspichiamo che sempre più persone siano coscienti che ci sono due modi sbagliati di affrontare le teorie del complotto, che quelli che ho mostrato prima, uno di fidarsi del solo smontaggio razionale, non basta dire che una cosa è falsa e dimostrarlo, e l'altra di fare la parodia e la presa in giro, che non serve assolutamente niente, bisogna sperimentare dei modi diversi. Noi abbiamo provato a farlo quando siamo intervenuti nel caso QAnon. La prossima lezione mostreremo lo stile paranoico all'opera. Questa è una frase dal pendolo di Foucault di cui spiegherò il senso. Intanto memorizzate l'ippopotamo. Non si può rappresentare il ritorno del sole arrotolando un ippopotamo. E lo fa perché dice che il simbolo del sole è sempre un serpente. E un altro personaggio dice, per forza è un serpente, è l'unico animale che si può arrotolare. Prova tu ad arrotolare un ippopotamo. La prossima lezione partiremo da una teoria del complotto apparentemente innocua, ma che non lo è. L'idea che nel 1966 Paul McCartney sia morto in un incidente automobilistico e sia stato sostituito da un sosia, e che il Paul McCartney che vediamo oggi non sia quello vero, ma sia un sosia. Io aggiungo, se è vero, il sosia è molto più bravo, perché dopo il 66 i Beatles hanno fatto Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, Lady D, eccetera, eccetera. Quindi contengono alcune delle canzoni più belle di McCartney, quindi vuol dire che il vero Paul McCartney era una pippa e il sosia è un genio. Grazie, grazie. Il numero zero di Diego in realtà c'era un protagonista. Anche il numero zero, esatto, che esatto. In realtà esatto. Era molto per aspettare. Esattamente. Ma ecco. Beh, ma questa è la copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, che secondo i complottisti contiene tutti gli indizi per capire che McCartney è morto nel 66, ma ce ne occuperemo la prossima volta. Grazie mercoledì a tutti dell'attenzione. Mercoledì prossimo in aula T33. Grazie.